Ok, avvio la registrazione, adesso stiamo già registrando e parto facendo una piccola introduzione. Cioè, allora, Luca De Biase, giornalista del Sole 24 Ore, autore di diversi libri sull'innovazione, sul racconto, sulle conseguenze dell'innovazione. In particolar modo nel 2003 ha scritto un libro dal titolo Edeologia, non è un errore, cioè c'è la E al posto della I iniziale, in cui come dire, racconta la bolla della New Economy dal punto di vista, come dire, dei presupposti culturali e dei presupposti narrativi che c'erano dietro questa bolla. Allora io lascio la parola a Luca per, come dire, fare un riepilogo di quello che all'epoca scrisse nel 2003 per descrivere, la New Economy. Erano passati quasi 3 anni quando è uscito dallo scoppio della bolla. Noi avevamo visto nel corso della seconda metà degli anni 90 la crescita forte dell'importanza di internet nella narrazione collettiva. Vedevamo dal 95 in poi questi successi in borsa delle aziende. 95 in estate è l'anno in cui Netscape va in borsa e il suo valore in un giorno si moltiplica di molti ordini di grandezza. Da allora fino al marzo del 2000 è una corsa finanziaria, borsistica e reale a far nascere nuove imprese in parte inseguendo il sogno di realizzare qualcosa di nuovo e di rivoluzionario con internet, in parte andando a cercare i soldi che i risparmiatori sembravano così vogliosi di dare e di investire nelle aziende che avevano un dot com nel nome. Il tentativo che si è fatto dopo che quella storia si è conclusa di interpretazione del fenomeno è stato in generale concentrato su un primo periodo nel quale si è detto internet era una bufala. Poi c'è stato il tempo, giustamente molto più sano, nel quale si è discusso di come la finanza avesse interpretato la storia partita intorno a internet come una pura speculazione, e poi si è cercato di capire che cosa sarebbe successo in seguito. Quando esce il libro, il fatto è che si sono fermati tutti gli investimenti su internet, ma la gente sta adottando internet massicciamente. Questo ci consente in quell'epoca di ridiscutere il periodo precedente alla scoppio della bolla in termini culturali. Cioè c'è stato un periodo nel quale per fare adottare internet non era una tecnologia molto utilizzata, si è ricorso a un'idea preconcetta delle sue conseguenze, una convinzione tecnocentrica, come direbbe adesso Morozov, secondo la quale la tecnologia portava il progresso e lo generava in quanto era dotato di caratteristiche, la tecnologia era dotata di caratteristiche specifiche. Quella narrazione della seconda metà degli anni 90 è stata una narrazione di tipo ideologico, cioè una narrazione che invitava all'azione sulla base di un presupposto non dimostrato e fondamentalmente semplice dal punto deterministico dal punto di vista filosofico. Il fatto positivo
che si è generato con quel periodo di ideologia è stato che internet, si è convinta molta gente a usare internet. Teniamo presente che una tecnologia di rete ha una strana caratteristica: se nessuno la usa non vale niente, se la usa una sola persona non vale niente, vale molto se la usano tante persone, anzi sappiamo che il suo valore cresce geometricamente col numero di persone che la usano. Quindi, per fare usare una tecnologia che non valeva niente, forse era necessario un momento ideologico. Certamente ci sono state delle varie fasi di questa ideologia, una fase, diciamo, anarchico-libertaria, una fase imprenditoriale, una fase finanziaria pura e semplice, che tutte convergevano sull'idea che con internet sarebbe cambiato tutto e che chi stava fuori da internet era condannato a restare nel passato. Questi erano i connotati dell'ideologia, ha avuto la funzione di convincere un sacco di gente a connettersi. È stata però anche, come ogni ideologia, densa di conseguenze negative perché, non essendo dimostrate, non essendo altro che un presupposto, ha consentito intorno all'idea di adottare internet, anche molte altre idee, tipo, il fatto che qualunque azienda si occupasse di internet doveva necessariamente essere destinata al successo. In quella fase 98-2000, questa ultima caratteristica della fase ideologica dello sviluppo di internet è stata predominante e si è chiamata bolla. Oh, allora, sostanzialmente diciamo la parte negativa della bolla o comunque diciamo, la finanza a un certo punto ha un impatto devastante sulla capacità delle aziende di fare effettivamente innovazione, cioè avendo noi, come dire, promosso una teoria per la quale tutto poteva crescere esponenzialmente, poteva crescere in modo indefinito, questa cosa viene cavalcata dalla finanza e, come poi è accaduto anche più recentemente, la finanza, come dire, ci mette una bella pietra sopra, nel senso che sfrutta il fenomeno, lo fa crescere ulteriormente, lo pompa, ma alla fine, come dire, distrugge il potenziale, in qualche modo distrugge il potenziale innovativo di molte delle aziende che magari avrebbero invece potuto, come dire, con una logica di crescita lineare invece che esponenziale, diventare aziende a tutti gli effetti, quindi non rimanere nella fase di start-up. Ma in realtà, scusami se ti interrompo, ma fondamentalmente il concetto non è tanto che la finanza fa male, quanto che una bolla fa male perché non consente di distinguere, all'interno di una bolla non si è capaci di distinguere tra le buone idee e le cattive idee, tutte funzionano. Oggi noi abbiamo, diciamo, un po' di osservatori che cominciano a ridire, ma qui ci troviamo di fronte a una nuova bolla, cioè dopo la bolla immobiliare, diciamo, pare che i capitali si stiano rispostando verso la tecnologia, perché a quanto pare la tecnologia, ancora una volta, grazie soprattutto ad alcune aziende che riescono a crescere in modo molto veloce e sfruttando l'effetto rete, ovviamente le varie piattaforme di social networking, Facebook e Twitter in testa, poi anche siti, come dire, servizi, come dire, invece in cui la crescita in qualche modo è pompata dalla finanza tipo Groupon, dice ok, qui probabilmente siamo di fronte a una nuova bolla. Quali sono le differenze tra quello che può succedere oggi e quello che è successo 10 anni fa? La prima differenza fondamentale è che per quanto riguarda internet non siamo più in una fase ideologica, cioè qui non stiamo operando intorno a un pensiero astratto e senza riscontro nella realtà, stiamo operando
in un mondo nel quale la gente è molto connessa. Ci sono complessivamente almeno 3 miliardi di persone che in qualche modo o mobile o fisso possono accedere a internet. E questo cambia tutto, nel senso che effettivamente ci consente di vedere che alcune imprese funzionano e altre no, nell'economia reale, indipendentemente dalle convinzioni che ci si può fare dal punto di vista finanziario. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto di differenza è che allora eravamo pervasi dalla convinzione che si fosse avviato un ciclo di crescita molto lungo. C'era qualche economista di grandissimo valore, tra l'altro, che parlava della fine del ciclo, cioè del fatto che non eravamo più in un'economia destinata a salire e scendere ciclicamente, ma che era destinata a salire e basta. Invece adesso usciamo da una fase di profondissima crisi, la caduta finanziaria successiva all'agosto 2007, che si ricorda per la questione dei mutui subprime, che poi è diventata una valanga di disastri legati ai derivatives, ai vari forme di prodotti finanziari super sofisticati. Molte volte più grande la caduta finanziaria dovuta a quella crisi di quanto non sia stata la caduta finanziaria della bolla del dot-com. Quindi noi arriviamo a questa supposta bolla non con la convinzione di avere di fronte solo crescita, ma con le dita scottate da un sacco di problemi che abbiamo appena attraversato e che secondo molti economisti dobbiamo ancora attraversare. Quindi non c'è la convinzione del progresso necessario e sicuro del futuro. E questo anche aiuta a distinguere tra le buone e le cattive idee. E poi credo la terza cosa è che le stesse idee che vengono proposte dalle imprese che si propongono di andare in borsa sono molto più consapevoli. Cioè, mentre prima si diceva vendo cibo per cani online e dunque valgo 1 miliardo di dollari, adesso si deve costruire un vero servizio per le persone che veramente sono online, le quali se tuo servizio non è interessante, non ti prendono in considerazione. Allora, alle start-up però viene comunque assegnato un ruolo importante. Se io penso, ovviamente anche sulla scorta poi di studi economici che sostanzialmente dicono che i nuovi posti di lavoro vengono creati dalle start-up, mentre i settori tradizionali continuano a perdere posti di lavoro, quindi ci sono diverse iniziative, penso a Startup America, che mi sembra in qualche modo quella più consistente, cioè è un'iniziativa promossa dalla Casa Bianca insieme con una serie di altri attori per, come dire, incoraggiare la creazione di nuova impresa. In Inghilterra c'è Startup Britain, in Italia c'è stato qualche timido, come dire, accenno nelle varie finanziarie. In Cile addirittura hanno fatto uno startup Cile e via di seguito. Quindi, insomma, si attribuisce alle startup, in particolar modo alle startup innovative, quelle che nascono sulla base di un presupposto tecnologico, la capacità di costruire nuove opportunità, di lavoro. Quanto è vero questo? È vero che i settori tradizionali non aumentano l'occupazione da molto tempo, ed è vero che la nuova occupazione è legata alle piccole imprese, soprattutto alle imprese che nascono. Su questo possiamo essere abbastanza tranquilli perché è provato da vari studi, OCSE per prima. Ci sono molte cose da imparare intorno a questa questione, perché di start-up noi possiamo
vivere solo se abbiamo la consapevolezza del fatto che le piccole imprese si devono necessariamente trovare in un ecosistema che le valorizzi. Quindi se dobbiamo fare l'analisi completa, non possiamo pensare che basti moltiplicare le start-up per risolvere ogni problema. Le start-up a loro volta non possono avere successo se non trovano il mercato, se non trovano il collegamento con il loro mercato e se non trovano il collegamento anche operativo con i potenziali clienti, il marketing, l'accesso ai capitali finanziari e quant'altro. L'ecosistema di cui stiamo parlando è un ecosistema che ha bisogno da un lato di competenze, gente che è brava a fare le cose, eccetera, e tutto questo è una dinamica che possiamo tranquillamente immaginare collegata alle tipiche dinamiche dei distretti, quindi bastano tante piccole imprese per formare, far crescere imprenditori, tecnici e persone capaci di affrontare il mercato, ma contemporaneamente occorrono quelle grandi organizzazioni rete che portano il valore aggiunto, il servizio, il prodotto di queste start-up al mercato. Queste grandi organizzazioni rete sono tipicamente le telecomunicazioni, le banche, la logistica, le pubbliche amministrazioni. Questo non è un settore che genera nuova occupazione, tutt'altro, ma è un settore che porta all'ecosistema un enorme valore, che è quello di consentire a chi genera valore aggiunto, che tipicamente è fatto dalle piccole imprese innovative, ma consente questo valore di portare questo valore al mercato. Quindi noi abbiamo bisogno di queste grandi aziende, queste grandi organizzazioni, perché altrimenti non abbiamo un ecosistema. La novità interessante è che l'ecosistema è totalmente internazionale, cioè se una impresa di telecomunicazioni diciamo italiana può accelerare o rallentare la disponibilità di banda, questo non significa che un'azienda che sta in Italia non possa trovare mercato altrove. Sarà un po' più rallentata la sua connessione, ma la sua possibilità di raggiungere con il suo servizio gli Stati Uniti o la Cina resta assolutamente in tonso. Il buon Luca Filighetto con la sua Twimbo sta a Cagliari ed è famosissimo in California, in Svezia, in Olanda, senza che questo fatto di essere in Italia gli comporti un granché. Quindi il sistema rete che porta il valore al mercato c'è ed è piuttosto interessante. Questa è una forma di consapevolezza che dobbiamo avere. Altre cose invece locali più che sono un po' più problematiche sono certamente quella della rete della pubblica amministrazione, certamente quella della finanza locale e certamente quella della logistica, anche se sulla logistica possiamo avere l'incoraggiamento del fatto che in Italia è arrivato Amazon, che aveva detto di non andare nei posti dove non c'era una logistica adeguata. Quindi questo significa che per quanto ci riguarda un po' è migliorata la situazione, oppure Amazon ha abbassato il livello. Senti, ritornando diciamo a parlare di ideologia, allora esiste un racconto dell'innovazione e l'innovazione si inserisce all'interno di un racconto più ampio, diciamo in un rapporto in qualche modo circolare, nel senso che viene utilizzata per anche in modo strumentale, per esempio dalle aziende che vogliono essere innovative o dai governi che vogliono raccontarsi come governi innovativi o che stanno facendo delle cose nuove e via di seguito. Esiste, possiamo dire che esista un
come dire, un sistema strutturato di idee attorno all'innovazione che è un patrimonio di un racconto, che fa parte di un racconto collettivo e che lo in qualche modo alimenta, influenza o che ne è influenzato e in che termini? E qui non stiamo parlando di ideologia, cioè l'ideologia è una cosa molto specifica che riguarda un momento storico nel quale si ragiona in termini di presupposti non verificabili. La cultura dell'innovazione è una cultura molto più spessa, consolidata, complessa e orientata al risultato, alla verifica empirica. Quindi non confondiamo, diciamo, la cultura dell'innovazione con l'ideologia dell'innovazione. L'ideologia dell'innovazione è un concetto molto limitato che funziona solo quando funziona, perché non ci sono alternative, empiriche per valorizzare e valutare le cose. Come dicevo prima, secondo me questa fase storica è una fase nella quale possiamo valutare, distinguere le buone idee e le cattive idee. Ci sono tutti i presupposti che ci portano a poterlo fare. Insomma, abbiamo un pubblico critico capace di vedere che cosa c'è e cosa non c'è di buono nelle idee, abbiamo un momento storico nel quale non c'è tutta questa convinzione del fatto che abbiamo davanti solo del progresso, perché siamo anzi in mezzo a una gravissima crisi. E quindi abbiamo degli imprenditori più capaci di andare a cercare la verifica delle loro idee, mentre allora avevamo imprenditori molto naif che con internet pensavano di poter fare qualunque cosa. Insomma. Quindi la situazione è maturata e non siamo più nella fase ideologica, siamo nella fase in cui effettivamente contiamo molto sull'innovazione. La cultura dell'innovazione è una questione complessa, certamente ha dei padri fondatori, Schumpeter è l'economista che tutti chiamano quando si parla di questo, la sua era un'idea piuttosto strutturata di una competizione tra imprenditori che avveniva attraverso l'innovazione. Piuttosto rischiosa per molti, ma per il sistema assolutamente costruttiva e utile. Se questo è il padre fondatore, però i figli, i nipoti, i pronipoti sono tanti e hanno tante opinioni diverse, quindi non farei della cultura dell'innovazione una realtà unitaria e omogenea. Se poi dal lato degli economisti e degli studiosi ci allarghiamo agli imprenditori, a quelli che sperano nell'innovazione, a quelli che amano l'innovazione come consumatori, gli early adopters, tutti quelli che vanno cercando innovazione ovunque. La sintesi è abbastanza complessa e difficile. Noi abbiamo soltanto poche cose abbastanza chiare. L'innovazione è sempre figlia di un atto di ribellione nei confronti di come stavano le cose. L'innovazione è sempre una riconfigurazione di tecnologie, idee, soluzioni che esistevano già in modo mai visto precedentemente, non pensato precedentemente, ma che comunque è collegata a una storia precedente, di innovazioni precedenti. Quindi è un fatto storico. È raro ed è abbastanza sospetto quando qualcuno presenta l'innovazione come una cosa che cambia tutto. Abbiamo sentito troppe volte cambia tutto, secondo me. La cultura dell'innovazione attuale è una cultura dell'innovazione che distingue le buone e le cattive idee e soprattutto le innovazioni dalle novità. L'innovazione è un cambiamento di fondo, è un cambiamento che ha conseguenze di lungo termine. La novità è una novità. A questo punto ti faccio una domanda invece che riguarda l'Italia. Quale sarà il ruolo delle startup italiane
sul futuro dell'Italia. Dunque, se stiamo parlando delle start-up tecnologiche, immagino. Sì, sì, sì. Perché noi siamo tra i campioni mondiali delle piccole imprese e obiettivamente anche della nascita di piccole imprese, ma ci sono molti tipi di piccole imprese, alcune sono semplici imprese di servizi che utilizzano tecnologie note, certo. Alcune sono semplici imprese artigiane che utilizzano tecnologie note, e le tecnologie, diciamo, molto avanzate sono solo una parte, riguardano solo una parte delle nuove imprese italiane. Io personalmente tenderei a sperare molto nelle start-up orientate alla valorizzazione di idee tecnologiche, perché le tecnologie si sono rese disponibili in modo molto più facile di quanto non fosse quando dovevano essere, diciamo, inventate. Noi non siamo dei grandissimi investitori in ricerca, innovazione profonda, in sperimentazione di tecnologie, anche se non va assolutamente sottovalutato il valore delle nostre università e delle nostre imprese tecnologiche, ma siamo, diciamo, abbiamo un limitato investimento in questo senso. Quindi le relativamente poche strutture che fanno ricerca e innovazione tecnologica in Italia profonda sono molto brave e importanti, facciamo su Nova conto regolarmente e c'è una grande quantità di queste, ma rispetto ad altri paesi certamente, diciamo, è un settore un po' più ridotto rispetto al complesso del valore economico del paese dell'Italia. Detto questo, a valle della ricerca profonda della innovazione tecnologica di fondo, che ha bisogno di forti investimenti per essere portata avanti, noi siamo invece un paese piuttosto forte e capace nel riutilizzo di tecnologie relativamente disponibili per forme di utilizzi importanti per settori, diciamo, che ne fanno uso o per le relazioni tra imprese di questo artigianato high tech che si sta sviluppando in questo momento anche in Italia, oppure per i consumatori, per quanto riguarda i settori che noi conosciamo molto bene essere quelli che trainano l'Italia, cioè l'abbigliamento, l'alimentare e l'arredamento nel suo complesso. Poi ci abbiamo quest'altro settore fortissimo che è il settore della meccatronica e delle macchine industriali tecnologicamente avanzate, robotiche, eccetera. Quindi questi sono i nostri quattro settori che esportano, quelli che tengono in piedi il sistema industriale nel suo complesso, e all'interno dei quali ci sono filiere di innovazione sperimentate, significative e anche dal punto di vista digitale. Sul digitale mi racconti, scusa, a questo punto devo proprio prendere l'aggancio sull'Accademia. Perché? Beh, perché l'Accademia Digitale, certo. La Digital Academy, certo. La Digital Academy di cui tu sei il direttore. Ma sì, quello è un tentativo di portare all'interno di una delle zone a più alta intensità di nascita di nuove imprese nei settori tradizionali, di una cultura della tecnologia digitale che consenta di utilizzarla per accelerare, migliorare i processi di quelle imprese. La zona del Veneto è certamente un territorio fortissimo nelle esportazioni nei settori che ho citato prima, e certamente può fare migliore uso delle opportunità che offre il digitale, sia nella progettazione dei prodotti, sia nella sperimentazione di nuovi prodotti, sia nella generazione di campionari innovativi, sia nel marketing, nella relazione con i clienti, nella costruzione
di nuove dinamiche educative e informative. Tutto quanto noi vediamo avvenire nel resto del mondo avverrà anche lì, con una radice, con una forza specifica che è quella di essere un territorio molto orientato alle piccole imprese, alla nascita di nuove imprese e allo sfruttamento e alla valorizzazione di una cultura dell'arredamento, dell'abbigliamento, dell'alimentare e della meccatronica molto forte, molto radicato e che può assolutamente modernizzarsi ulteriormente. Boh, ti lascio, nel senso che sono ormai quasi 40 minuti che stiamo chiacchierando. Ti ringrazio, è tutto molto assolutamente condivisibile e utile. Sbobinerò tutto e ne farò una serie di post, Ancora. ovviamente. Grazie molto. Buone vacanze, ciao Luca. Ciao Nico. Ciao.